Questa è calce idrata, la buttiamo 2 volte a settimana nelle cuccette, nella parte posteriore, dove praticamente poggia la mammella. Serve per tenere ancora più asciutta la nostra cuccetta e per disinfettare, quindi la calce è un'azione disinfettante. Ciao a tutti, oggi è lunedì, abbiamo finito i nostri lavori ordinari. Ci troviamo adesso in fondo alla stalla del robot numero 3. Questa stalla qui è stata costruita nel 2004, prima era totalmente aperta, era una mandria, mentre adesso è suddivisa in 4 parti. Abbiamo la parte del robot 3, la parte delle manze gravide, la parte delle manze più grandette e più avanti di là la parte delle manze più piccoline. È stata pensata con un, noi lo chiamiamo camino, per far sì che l'aria calda abbia lo sfogo al centro per evitare che ci sia, che faccia cappa dentro questa struttura. In fondo a questa stalla non c'è una vasca di, non c'è una vasca di contenimento di liquame, ma c'è questa canaletta che è stata costruita insieme a tutto il capannone per far sì che questi nastri qui scaricassero all'altro vascone da quella parte. Per fare in modo che il letame scivoli giù verso la buca, noi abbiamo installato delle pompe, che sono quelle che si vedono lì in fondo, che aspirano il liquame da dentro la vasca più grande attraverso una serie di tubi incementati qua sotto. Con questa leva qui possiamo switchare da quel buco, oppure così, da questo buco qua. Finiti questi lavori, andrò a fare colazione, poi mi trasferirò un attimo al computer per inserire un po' di dati, poi andremo a fare lettiera alla macchina asciutta. Di far lettiera nel box interno, adesso sposteremo di nuovo le vacche dall'esterno all'interno e butteremo un'altra.
un'altra balla anche qua fuori.